Ciao ed eccoci qui per un nuovo Wikiblog. Allora, ho fatto il mio primo ordine sul sito di Purley, quel sito che spesso, non so voi, ma io spesso trovo le pubblicità sparse su Instagram e ne sento parlare anche su altri video. Ho fatto allora il mio primo ordine, dovrebbe arrivare in settimana, però incrociamo le dita perché il pacco è stato spedito. E sotto in info box, adesso non so se lo metta già da questo video, vi hanno dato un link perché abbiate i 15 euro di sconto se fate il vostro primo ordine sul sito di Purley. E qui non c'è pericolo dogana e non c'è pericolo dogana. E per quanto riguarda, non so se vi ricordate la mia vecchia collaborazione con Leo Mazzotti, ho tolto anche il codice sconto per il fatto che si paga la dogana. Ho pagato pure io 12 euro e pagare 12 euro per un prodotto mi sembra un po' troppo, per cui ho deciso di chiudere la collaborazione con Leo Mazzotti e di provare ad aprire questa con Purley e vediamo come vanno. Adesso io aspetto che i prodotti mi arrivino. Ho preso due orecchini sperando che siano carini, così lo faccio ancora più volentieri di mettervi il codice sconto di 15 euro se cliccate nel link che trovate giù in info box. Adesso sto preparando la cena, però vi faccio vedere. Preparato il sacchetto dell'umido, volevo fare questo radicchio e qui sto scongelando due hamburger ai funghi. Siccome che ho deciso all'ultimo minuto cosa fare per cena questa sera, li sto un attimino cuocendo in modo da riuscire, perché non so qui se si noti, ma cioè, come vedete, c'è ancora la cartina di nylon che divide gli hamburger, per cui sto tentando di cucinarli un attimino che col calore riuscire a staccarli in modo da riuscire a togliere anche questa cartina. Ok, comunque questa sarà la mia cena, i due hamburger, il radicchio, e qui ho tirato fuori anche, adesso forse non si notano perché è tutto buio, sono delle cipolline in aceto balsamico, e qui c'ho la mia maionese salsa tonnata. Fatto il giretto per la spesa, pensavo di spendere 20-30 euro, invece ci ho speso 41 euro. Poi sono stata da Sephora, ho fatto un po' di gasolio sull'auto, sono stata da Sephora perché ho visto che le matite, quelle di Sephora, sono buone, per cui ne ho prese altre due colorazioni. Adesso stavo rimuginando se fermarmi a prendere il pasticcio per questa sera, però ci avrei anche la piadina prima che scada. Però se non voglio fare la piadina, il piadella toast, quella cosa lì, ci sarebbe anche la confezione di pasta che scade tra 8 giorni, però ho voglia di pasticcio. Per cui stavo quasi pensando di andare a prendere solo il pasticcio, perché l'ultima volta che mi sono fermata nella solita gastronomia che di solito mi fermo, avevo speso 44 euro, qualcosa del genere, prendendo primo e secondo, o che hanno aumentato i prezzi, perché io di solito spendevo 20-27, e per cui avevo pensato di prendere solo quel pasticcio, lasciando perdere tutto il resto, perché per 40 passa euro vado a mangiare fuori, almeno ce l'ho già pronto, secondo me.
Ok, adesso vedo cosa riesco a combinare. Comunque, prossima clip vi faccio vedere la spesa e vediamo se mi sono fermata in gastronomia a prendere il pasticcio. Aggiornamento di quello che ho preso. Allora, ho preso due coche grandi zero, due Pepsi al limone. Per 50 centesimi c'era questo panettone, ne ho preso uno solo, comunque mi ricordo che costava 50 centesimi, per cui l'ho preso e anche c'ha la scadenza, si scade a giugno, per cui potevo prenderne anche un altro, ma vediamo la prossima volta che ci vado a fare la spesa. Due confezioni, una di vellutata di zucchine e patate. Un'altra di zuppa all'ortolana. Prendo queste piccoline perché diciamo che rispetto a quelle grandi mi va bene lo stesso. Ci aggiungo un po' di verdura a parte e riusciamo a mangiare lo stesso. Poi le arance. Tramezzino, questa volta ho preso porchetta e radicchio. Focaccia, questa qui, questa volta l'hanno fatta piccola e hanno fatto le confezioni da due. Questo sarebbe lo scontrino che vi dicevo che ci ho dato 42,93 euro, però non mi sembra di aver preso così tante cose. Poi ho ripreso le lenticchie e le erbette che sullo scorso vlog, forse, comunque nella scorsa spesa. Mi sono piaciute, le ho riprese. Una confezione di cipolline in agrodolce, la mia colazione mattutina, un limì e qui ho preso le olive già desnocciolate e questo fior di crema, il delicato. Questa marca mi sembra di non averlo mai preso, spero che sia di latte, sì, latte di mucca, mi è venuto il dubbio, mi sembrava girandolo di aver visto latte di capra perché non mi piace molto. Comunque, questo qui di qua. Allora, non ho preso le frittelle, quelle classiche da carnevale, da pasticceria, però c'era il banchetto delle frittelle da sagra e ne ho presa una. Mentre qui dentro c'è il pasticcio di due gusti, quello è di pesce e questo è pasticcio di carne. Come prezzo, questa volta sono stati onesti perché ci ho dato 12 euro di tutto, però mi va anche bene pensando che se vado a mangiare il pasticcio fuori costa dagli 8 euro in su. Qua volendo fare una media, 6 e 6, 12, per cui ci sta come prezzo. Da Sephora, allora, da Sephora, se riesco a far uscire tutto, non è, sì, eccola qui, credevo di averla persa. Allora, ho preso queste due colorazioni, vedete dal tappo più o meno la colorazione di matita che ho preso. Questi sono dei campioncini. Di Chanel è uscita questa linea numero 1 e mi ha dato una confezione del correttore, un'altra confezione è del profumo, almeno se non erro, no, sono tutte e due. Ah sì, allora, queste sono due confezioni di correttore e poi mi ha dato anche il profumo Chanel numero 1. Per cui gli ho detto alla commessa dal numero 5 passiamo al numero 1. Mai sentito, mai provato ad annusarlo da nessuna parte, per cui provo questo Chanel numero 1 con me. Com'è? In super offerta, vedete qui lo sconto del 31% per 24 euro. Ho preso queste shade di rossetti di Pat McGrath. A prezzo pieno prima di Natale, praticamente, prima che arrivassero gli sconti, costava 34,90 euro. Io l'ho pagato 24 euro, per cui 10, quasi 11 euro in meno. E queste qui sarebbero le tre colorazioni presenti. Ci dovrebbe essere del rosa e del rosso. Spero che le colorazioni mi piacciono perché i rossetti di Pat McGrath ne ho già due,
due in full size, poi c'ho in mini taglia e mi sono sempre piaciuti, sia come texture che come che l'effetto che mi fanno sulle labbra. Per cui, visto lo sconto, ho deciso di prendere anche questo. Ok, questa è tutta la mia spesa di quest'oggi. Il pasticcio penso proprio di mangiarlo questa sera, insieme a un po' di frittellina, perché forse la frittella è meglio mangiarla oggi, il pasticcio se mi rimane anche per domani, meglio così. Oggi mi fermo in questo piccolo negozietto che ve l'ho già fatto vedere esternamente, che c'è scritto che c'hanno morlacco al cucchiaio, formaggio Dolomite e formaggio Puenta. E allora mi fermo qui perché il pane che ho preso ieri, quello tipo focaccia per capirci, sì, è buono, principalmente però lo mangio io. Davide non è che lo apprezzi molto. E visto che non so se venerdì sia aperto il formaggio, il pane a Montebelluna, quello cotto a legna, visto che venerdì scorso era chiuso, ho deciso di prendere un po' di pane da qui, che qualche volta lo prendo. Vi faccio vedere quello che ho preso questa mattina. E anche qui ci ho lasciato lì 32 euro. Comunque qui ho trovato un po' di pane, ho preso le uova, formaggio. Allora, formaggio ho preso questo, e poi qui ho preso tre tipi di formaggio: affettato, prosciutto e speck, questi biscottini che c'è scritto antichi biscotti fiorentini, mi hanno incuriosita per cui li ho presi. Qui c'è l'altro pezzo di formaggio, ho preso anche l'insalata russa, le cipolline queste qui grigliate. Ho trovato la pasta Zara in formato spaghetti, sempre di pasta Zara ho preso questa micro pastina, il brodino, questo qui, quello di manzo, sempre della Star, altro formaggio. E per finire di qua ho preso la pancetta affumicata e lo sgombro Rio Mare grigliato, che mi piace questo qui. Una confezione l'ho aperta anche domenica scorsa con un po' di verdurina e vi devo dire che il gusto non è niente niente male. Questa sarebbe la mia spesa per, come vi dicevo, 32 euro e 29 centesimi. Questo pomeriggio sono qui a Montebelluna, volevo fare una passeggiata, però visto che alle 4:30 l'auto serve a Davide, ho rinunciato alla passeggiata e vado a prendere le cose che avevo in mente. Praticamente volevo andare fino in bioprofumeria a prendere lo scrub labbra e il balsamo labbra Alma Cal marchio. L'ho visto sulle storie, comunque poi con l'ho preso ve lo faccio vedere. Di conseguenza volevo prendere anche un po' di frittelle, visto che è lì vicino c'è anche la pasticceria. Sono passata anche vicino a dove c'è dove vendono il pane a legna e ha già messo fuori il cartello che venerdì c'è il pane a legna, per cui non so se questo, che sarebbe dopo domani per me, se riesco ad andarci, perché venerdì al pomeriggio dovrei andare a vicino Castelfranco a prendere i giubbotti che avevo fatto lavare dal lavasecco, quelli primaverile. Per cui se riesco faccio entrambi le cose, se non no io spererei di sì, ma dipende tutto, perché praticamente se il lavasecco verde alle 3:30 riesco a fare 3:30 lavasecco, il pane apre alle 5, per cui riesco a fare tutto il giro. L'unico problema è che non so se mi arrivano i prodotti di Purlay, che è quel marchio con cui ho già aperto questo wiki blog che vi ho detto che c'è sotto. C'è uno sconto per voi di 15 euro sul primo ordine. I prodotti sono partiti dalla Germania, per cui non so se mi arrivano venerdì. Il corriere è DHL. Non so se mi arrivano venerdì o lunedì.
Però il discorso è che la zona dove passa da me il corriere DHL non ha un orario ben preciso. L'unica è sperare che mi passi in orari pranzo come passano gli altri corrieri, così evito di dover aspettare il corriere, sempre se la consegna è per venerdì, però devo tutto un attimo vedere per venerdì come si imbarca la faccenda. Ok, adesso aspetto un attimino perché è un po' prestino. Aspetto 10 minuti, poi scendo e vado prima di tutto in bioprofumeria. Partiamo con le frittelline. Ho preso due ravioli che sono per la colazione di domani mattina e pasta sfoglia con dentro la marmellata. Frittelle ne ho prese di due tipi. Adesso, se non erro, questi dovrebbero avere uvette e pinoli e questi solo uvetta. La differenza è che uno ha lo zucchero semolato, uno ha lo zucchero a velo. Mentre in questa bio profumeria che c'ha anche un sito online se si vuole prendere qualcosa, ho preso di questo marchio Almara Soap lo scrub corpo al caramello salato, il balsamo labbra al caffè e lo scrub labbra ai frutti rossi. Una saponetta al cioccolato, sempre dello stesso marchio, che è molto molto carina fatta così. E per finire ho preso questo aggeggino che ve lo faccio vedere qui dentro. Qui ci va aggiunta una batteria. Da questo lato serve per fare massaggio al contorno occhi. Fa delle micro vibrazioni che aiutano a distendere le rughette. Non so se funzioni. Io ci provo anche per il fatto che non l'ho pagato molto, l'ho pagato 14 euro, per cui per 14 euro ho deciso di prenderlo. Si può utilizzare per stendere la crema oppure esclusivamente per fare il massaggio. Gli ho chiesto se questa parte, visto che se stendo crema sicuramente lo sporco, se posso lavarlo sotto l'acqua, mi ha detto di sì, basta che non faccia entrare l'acqua qui nella parte dove c'è la batteria, ma per il prezzo che ha, più che soddisfatta dell'acquisto. Oggi dedico la giornata alla passeggiata, per cui questa volta la faccio più lunga e vado da quella parte e vi porto anche con me. Sono qui a Montebellone e per un po' costeggiamo il Fiumiciato, perché adesso vado da questo lato. Questa è anche una zona dove ci sono le scuole. Vedete gente che cammina incontro, ma ce n'è anche qui davanti. Questi tragitti vengono spesso interrotti da passaggi di strada. Come vedete qui davanti, devo passare la strada per continuare il tragitto. Sinceramente non so se qui ci sia pericolo che si alzi il livello dell'acqua, però di certo queste case sono molto vicine a questo fiumiciato. Anche qui ho dovuto passare questo incrocio per riprendere la stradina lì. Questo è un po' il passaggio che faccio anche in primavera, ma in primavera è tutto diverso. Adesso vedete che le piante sono quasi tutte spoglie, a parte qui l'edera che tiene botta contro il freddo. Qui davanti ci dovrebbe essere anche una siepe fatta con il gelsomino, però in questo momento non c'è praticamente, non mi ricordo più se sia completamente secca o cosa. Adesso che ci arrivo ve la faccio vedere.
intanto stendi biancheria in riva al fiume. Eccola qui la seppia di... come si dice? Di gelsomino, ma in questo momento è di questo colore. Lo so che è di gelsomino perché in primavera ci sono i fiorellini che stanno molto molto da profumo. Anche qui queste piantine che di solito sono verdi sono tutte secche, anche quelle qui davanti del parchetto hanno quell'aspetto senza foglie. Parte qualche ramoscello che, come in questo caso, non so se sia edera o cosa sia questa pianta che c'è ancora sulle foglie, ma il resto sono tutti rami così abbandonati. Qui davanti, come vedete, passeggiata di cani. Adesso qui sopra c'è il passaggio del treno, mentre qui sotto ci si deve accucciare per poter passare. Quello è il passaggio che abbiamo appena fatto e di solito passeggiata classica vado di qua e si continua ad essere il fiumiciattolo, solamente che adesso hanno messo a posto questa stradina che l'anno scorso non era a posto. Qui ci sono anche le indicazioni di dove porta il cammino, per cui volevo provare a fare questo percorso, per me è nuovo. L'anno scorso stavano lavorando, per cui l'hanno messo a posto non so quando, e vediamo anche questo percorso com'è. Gente qui davanti in lontananza che cammina, li vedo, per cui proviamo questo percorso. Quello che vedo qui in lontananza, non so se voi ve ne accorgete, qui in fondo ci sono dei ponti dove sopra vedo passare le auto, per cui forse voi siete un po' troppo distanti. Provo ad avvicinare l'inquadratura, vedete? Ci sono il passaggio d'auto e sotto c'è il cammino. Eccoci arrivati sulla particolarità di questo ponte. Passano le auto e sotto ci passo io a piedi. Vediamo se questo percorso continua o se mi porta sulla strada asfaltata, che non ne ho la più pallida idea. Comunque qui il paesaggio è questo. Ho delle auto passare anche qui sopra, non so che strada sia, non ne ho la più pallida idea. Comunque qui davanti c'è un altro ponticello. E di qua ci sono anche delle case. Qui c'è anche l'indicazione di percorso pedonale di là, però vedo auto girare, per cui preferisco continuare in questo percorso. Come vedete, qui mi sembra di avervelo già detto, ci sono altri due ponti da passare. Faccio vedere da sotto come sono questi ponti, a parte le scritte già fatte. Allora noi proseguiamo per questo cammino. Sto guardando, ogni tanto guardo l'orologio, perché qua arrivo a un certo orario, so che devo tornare indietro, perché lo stesso tempo che mi è voluto per arrivare fino a qui devo anche considerare il ritorno. Anche per terra da quell'idea di ghiaia appena messa e, come al solito, passeggiata del cane. Non so se vedete qui davanti, non li inquadro molto perché per perdere l'immagine di chi sono. Qui hanno messo anche una panchina per chi si vuole sedere. Comunque mi sembra che abbiano preparato molto molto bene. Vi faccio vedere il paesaggio, anche quello che per il momento mi lascio dietro di me, poi comunque ci devo tornare.
altri 5-10 minuti vado avanti, poi penso ritorno, perché altrimenti mi viene tardi. Qui hanno ripiantato anche un po' di piante, queste qui. Comunque questo sarebbe anche il paesaggio di questo posto per me sconosciuto. Qui davanti c'è addirittura un bivio, c'è praticamente una seconda stradina sempre da percorrere a piedi che va di là, oppure proseguendo in avanti c'è sempre questa. Comunque molto molto particolare anche questo percorso. Manca di vedere l'acqua come parte di lato, però è carino da fare. Non so se la luce riesco ad inquadrarmi. Questo qui c'è scritto Bioparco Noè da questa parte. Io sono arrivata da qua, però di qua non conosco veramente il tragitto. C'è anche scritto Montebelluna Centro andando di qua, però non ho la più pallida idea di che percorso sia, e da sopra c'è un'altra cartina che non mi capisco, per cui non vorrei perdermi e preferisco rifare il stesso percorso. Comunque c'è anche di qua, forse si nota meglio, c'è scritto Bioparco Noè, che è il percorso quello sopra che vi dicevo anche prima. Però non lo conosco, non ho la più, non ci sono indicazioni chiare per quanto mi riguarda, perché io sopra la cartina sinceramente non la capisco e preferisco rifare il percorso che ho appena fatto, per cui chiudo anche la videocamera, perché le immagini credo che, se non succede niente di particolare, sono le stesse. Comunque anche questo qui sarebbe il paesaggio, solamente che adesso c'ho il sole da questa parte e le immagini vengono un po' accecate. Poi volevo anche dirvi che lì il percorso continua, ma sono io che, guardando l'orologio, è meglio che torni. Ho trovato questo posto, non so se si lega il cartello, c'è scritto Crostole e Frittelle, per cui ci vado a controllare. Dovrebbe essere lo stesso che c'era ai mercatini di Natale, per cui andiamo a fare un'ispezione anche qui dentro. Questo è come si chiama il posto nuovo, e questo sarebbe i prodottini che ho preso. Ho preso gli crostoli, queste arance essiccate, e c'aveva anche il lime o il limone, però ho visto che di solito piace di più l'arancia, per il momento ho preso l'arancia, una confezione di mandorlato, e qui ho preso le frittelle. Allora, sembrano tante, però ne ho prese due per gusto. Crema, uvetta, faccio confusione, crema, uvetta, gianduia, zabaione e mele. Questi sono i gusti che aveva. Mi ha detto che di solito fa anche il pistacchio, però in questo momento non era disponibile. Diciamo che come scelta di gusti di frittelle ne ha parecchi, perché di solito sulle pasticcerie che vado io, vedete quello che prendo, le classiche sono o vuote, che sarebbero con l'uvetta, oppure con la crema o con lo zabaione. Qui c'è anche la gianduia e le mele, per cui bella scelta di frittelle. Per questa sera sto preparando le piadelle toast. Qui ci ho messo anche un gambo di asparagi. Adesso vi faccio vedere come li ho fatti. Praticamente ho fatto un cucchiaio di maionese steso al centro, ci ho messo, forse si vede meglio di qua, ci ho messo la sottiletta, gli asparagi, vedete che li ho tagliati a quadrettini, e uno l'ho fatto con il speck e uno l'ho fatto con il prosciutto. Adesso mi basta solo scaldarli quando saremo, perché adesso li ho preparati ma non è proprio ora di cena, sono meno un quarto alle 6, per cui è meno 20, è un po' prestino, però io intanto li ho preparati. Ho anche assaggiato una rondella, questi qui, delle arance, niente di
di eccezionale. Il mandorlato sapevo che era buono, le frittelle le tengo per questa sera così ce le dividiamo. Volevo farvi vedere che sono arrivati i due orecchini che ho preso da Purley. Allora, sono confezionati in queste scatoline che si aprono a cassetto. Dentro c'è il sacchettino e dentro ci sono gli orecchini. Adesso non so se sì, mi sembra che si vedano. Ho preso questi e questi qui e adesso me li metto così li vedete anche addosso e vi ricordo che sotto in info box c'è un mio link con un mio codice sconto di 15 euro che dovrebbe essere valido per il primo ordine, però voi provatelo e vedete se funziona. Io adesso ve li faccio vedere dal bagno con la luce artificiale che effetto che fanno sulle mie orecchie. Comunque io ho preso gli orecchini ma ci sono anche collane e bracciali, però visto che la cosa che più uso io sono gli orecchini, punto sempre sugli orecchini. Comunque questo sarebbe l'effetto a luce artificiale. Mi piace il gancio che c'hanno dietro per chiuderli perché è bello fisso, per cui vedo una cosa bella, almeno di queste due paia che ho preso io li vedo fatti bene nel gancio di chiudersi. E che devo dire, a me piacciono come primo acquisto di Purley, mi piacciono veramente molto. Oggi pomeriggio devo uscire, per cui vi faccio vedere anche le luci del sole dalla macchina e vediamo che effetto che fanno alla luce del sole. Continuo a ricordarvi che sotto c'è il link per il codice sconto. Me ne stavo dimenticando, io ho preso la colorazione silver, che sarebbe oro bianco, argento, definiamola come vogliamo, però questi bigiotteria la potete trovare sia in tinta giallo oro che in oro rosa. Io siccome che preferisco questa tonalità li ho presi in questa tonalità. Vi devo dire che però anche l'oro rosa mi ispira a provare qualcosa, ma per il momento come primo acquisto sono andata a prendere la mia colorazione preferita. Sono qui nel bagnetto che volevo fare un po' di skin care, mettermi queste due creme, contorno occhi, burro contorno occhi e la crema giorno. Però prima di tutto volevo farvi vedere che il contorno occhi e eventualmente anche la crema volevo metterlo con questo aggeggino. La batteria che vedete qui non è in dotazione. Questa batteria ve la dovete procurare voi ed è quella con le 3A. E va inserita qui sopra, ma poi lo vediamo. Allora, questo strumentino non mi ricordo più se l'ho pagato 14 o 16 euro, mi sembra 14, comunque è quello che vi avevo fatto vedere l'altro giorno che ho acquistato in bio profumeria. Eventualmente sotto questo video vi lascio il link anche della bioprofumeria, in modo se siete interessati a dare un'occhiata al sito lo potete farlo. Comunque questo strumentino fa delle pulsazioni per stendere meglio i prodotti. Allora adesso vi metto qui sul treppiedi e vediamo come funziona. Eccomi qui, questo aggeggino c'ha anche il suo coperchietto che io adesso tolgo. Qui c'è il vano per la batteria, adesso guardo come va inserita, che c'è il disegnetto per capire come va inserita. Inserisco la batteria, lo chiudo, non c'è nessun pulsante da schiacciare. Praticamente mettendolo anche qui sul viso, provo ad avvicinarmi e a farvelo sentire, sentite che proprio con l'appoggio entrano in funzione queste vibrazioni, per cui proviamo a mettere le cremine con questo prodottino. Cerco di appoggiarlo, di non farlo cadere.
Questo prodottino potete anche lavare la parte qui sopra, logicamente togliendo la batteria perché altrimenti parte il funzionamento. Però lavandolo sarebbe da fare attenzione di non bagnare la parte qui che dove va inserita la batteria, giusto per non evitare, giusto per evitare danni tecnici al prodottino. Però per quello che costa, secondo me, se fa un bel effetto, secondo me è anche valido. Come creme utilizzo queste qui di Namalei, sempre prese in bioprofumeria, sia la crema 24 ore, crema anti-age giorno e notte, e che il burro, il balsamo occhi notte, tipo un burro, e di regola c'è scritto di metterlo la notte, però io lo metto anche di giorno, avendo il contorno occhi molto secco, a me va bene anche di giorno. Eventualmente, se prendete queste cremine, trovate anche le spatoline al suo interno, però io sono pira e faccio alla vecchia maniera, cioè con le dita. La confezione c'ha anche questo coperchio di protezione che c'è sia nel contorno occhi, che sarebbe questo qui, vedete che è proprio tipo un burro, e io lo prendo così e inizio a mettermelo qui nella parte del mio contorno occhi. Lo metto sia da un lato che dall'altro lato, e poi prendo in mano, se mi vedete anche le occhiaie qui arrossate, è perché io personalmente in questo momento ho appena registrato un video di quelli che pubblico al lunedì o al mercoledì, e mi sono appena struccata, per cui di conseguenza quando utilizzo lo strucco mi arrosso il contorno qui degli occhi, anche se uso detergenti delicati, per cui mi sono fatta una doppia detersione con prodotti proprio presi in bioprofumeria, che adesso non ce li ho qui, ma ce li ho sull'altro bagno, per cui non riesco a farveli vedere. Comunque, questa è la cremina, rimetto il tappino e iniziamo ad appoggiare questo prodottino. Allora, io è la prima volta che lo utilizzo, cioè devo dire che lo, da quello che ho provato sulla mano, lo immaginavo più, devo fare un po' una pressione più di quello che forse va bene, non lo so. Lo sto provando per la prima volta, per cui prendete in considerazione, vedete che qui sull'osso mi riesco a farlo camminare, mentre più internamente, dove non c'è un appoggio, non fa il suo effetto. Per cui se lo mettete qui, dove non c'è nessun osso, vedete che non parte l'effetto di fare le vibrazioni, mentre qui messo sull'osso, facendo un po' di pressione, perché vi devo dire che non immaginavo di dover fare questa pressione, facendo un po' di pressione riesco anche, oddio, vedo che si accende e si spegne, adesso non so se sia che ce l'ho fallato o se sia io che non so utilizzarlo, però messo qui vedo che funziona. Arrivo qui che voglio fare l'8, si ferma il macchinario. Io posso farlo lo stesso, però vedo che funziona qui nell'occhio. Se io lo metto qui sulla guancia, vedete che qui sulla guancia mi funziona. Vedete che però, vedendo la mia pelle, vedete che faccio un po' di pressione perché funzioni. Adesso non voglio farvi vedere una cosa per un'altra, per cui, però vedete che qui sul contorno occhi, proviamo anche dall'altro lato, funziona, però vorrebbe anche spegnersi, e qui non riesco
non riesco a fare l'otto e a farlo funzionare, proprio mi si spegne. Provo anche a cambiare posizione della mano, però sto. Vedi? Dai, forse ce la facciamo. Andando più lentamente da questo lato ce la sto facendo. A parte che forse è anche giusto fare un po' di pressione così le rughe si stendono meglio, forse sono un po' io delicata che vorrei trovare cose che non funzionano. Sì, vorrei trovare, non mi viene la parola da dire in italiano delle lamentele su questo prodotto, però vedo che se tengo schicciato e muovo, no, forse, oddio. Comunque, vedete il funzionamento di quello che riesco a farci io. Non posso farci niente, questo è come funziona su di me. Riproviamolo anche di qua. Cioè, di qua sto tentando di fare l'otto. Sapete cosa? A parte il suo funzionamento che va un po' a scatti, ma c'è anche il discorso che non pensavo di dover schiacciare così pesantemente. Questo lo devo dire perché secondo me sto schiacciando pe più pesantemente di quello che mi sarei aspettata. Perché qui con le dita. Basta che fa, beh, adesso forse non lo inquadra, aspettiamo un attimo e vediamo se lo inquadro un po' meglio, però vedete che ci faccio questo movimento con le dita e parte il prodotto, per cui non mi sembra di schizzare, di dover fare la stessa pressione che invece sul viso mi ritrovo a fare, perché sul viso mi sembra di schiacciare pesantemente. Ma scoperte di qui. Vedete, poi appena lo appoggio, ci passo qui sopra il dito, vedete che parte subito con l'effetto del dito. Però sulla pelle ha un altro. Forse devo muovermi, no, più lentamente. Forse senza muoverlo. Lo sto provando in questo momento per la prima volta, per cui è tutta una scoperta. Anche eventualmente fare in questo modo, senza muoversi in continuo, ma fare delle pressioni così. Andare avanti step per step e fare queste vibrazioni sul contorno occhi. Pensavo di utilizzarlo muovendomi, però vedo che. Forse sono sparita dall'inquadratura, però vedo che facendo queste pressioni mi funziona meglio. Proviamo anche nell'altro occhio, proviamo anche qui. Vedete che facendo queste pressioni mi funziona anche qui. Per cui o che sono io impedita che faccio i miei esperimenti davanti a voi. Non me lo, questo video, questa prova di questo prodotto, non me la sono proprio preparata. Lo sto utilizzando per la prima volta davanti a voi. Per cui forse se me lo preparavo evitavo tutte le figure di prima che non fa. Però invece mettendolo così, facendolo in questo modo, riesco a farlo funzionare. Per cui no, non devo correre sulla pelle, devo solamente che appoggiarlo. Ma scoperte, vediamo, a me per utilizzarlo non costa niente, per cui più di provare ad utilizzarlo alla sera quando mi metto la crema e vedere che effetto che fa.
perché vedete che appoggiandolo così sono 10 minuti che chiacchiero in questo video, giusto per provare questo aggeggio. Ok, io adesso metto anche il resto della crema, questa qui che è quella da viso, così vedete anche l'assorbimento di questo tipo di crema, perché io tendo anche. Io mi metto la crema qui, principalmente perché qui in mezzo alle ciglia tendo a spellarmi e per cui di conseguenza ci metto la crema qui, poi la spalmo sulle ciglia e evito questa spelatura. Chiudiamo il tappo anche di questa cremina. Ce la spalmiamo sul viso. Vedete che subito lascia un po' di patina bianca, bisogna un attimino lavorarla e poi si assorbe. Perché vi devo dire che rispetto ad altre creme o quella di Givenchy o quella di Kiehl's, che se mi seguite nei vlog ogni tanto le tiro fuori, che sono le creme, le tre creme che sto utilizzando da giorno, le alterno ogni 10-8 giorni, le cambio, così le utilizzo tutte e tre. Lo so se si faccia, però visto che ce le ho aperte, le utilizzo. Anche questa crema messa in una bella quantità dà la sua idratazione. E adesso la spalmo con le mani per fare più velocemente, perché l'aggeggino l'abbiamo visto, però l'aggeggino mi verrebbe da utilizzarlo nella piega qui naso-labiale. Vedete che qui nella piega naso-labiale funziona. Cioè, non so se sono io che ho il contorno occhio fatto storto in tutte le maniere, però vedete qui nella piega naso-labiale qui mi sembra che questo prodottino mi sembra che funzioni di più nel viso che nel contorno occhi, perché io l'ho preso proprio per avere effetto sul contorno occhi, ma sul contorno occhio che sente le piegature qui che ho tra l'osso e l'occhio e non funziona bene, perché non è detto che sia il prodotto che non funziona, potrebbe centrare anche un discorso di come della formazione del mio viso. Però vedete qui nelle naso-labiali funziona come dovrebbe funzionare e neanche sto pressando come una pazza per riuscire a farlo funzionare. È qui. Ma si è inviato, funziona anche qui. Cioè, forse aveva bisogno di una botta di crema incredibile per partire. Vedete che adesso funziona. Cosa? Eh sì, non ci ho fatto niente perché sono in diretta su quello che sto facendo. Non ho fatto tagli di questo video, in questo momento non ho fatto tagli. E vedete che in questo momento si è inviato, perché io avevo visto proprio la prova della ragazza della bioprofumeria che faceva questi movimenti e io mi trovavo nell'avere messo il contorno occhi che non funzionasse una cippa. E sapete cosa mi viene in mente? Di essere bella unta sulla pelle, di avere la pelle bella unta. E adesso è un piacere ad utilizzarlo. Adesso sì che funziona. Beh, spero che siate arrivati a questo punto del video per vedere che il prodotto funziona se siete belle unte di crema. Per cui se siete belle unte di crema come lo sono io in questo momento, il prodottino sta funzionando. Ok, io adesso la smetto qui perché c'ho ancora cremina, ma le mani di solito me le lavo, perché se c'ho la crema sul dorso della mano mi va anche bene, ma nel palmo della mano mi danno fastidio, per cui mi lavo sempre le mani per togliermela. Ok, fatta anche questa clip, ci vediamo durante la giornata, che vi devo anche fare vedere gli orecchini messi all'esterno.
Ed eccomi qui, che sono mezza sole, mezza ombra. Come vi dicevo, volevo farvi vedere gli orecchini alla luce del sole come risultano. Risultano in questo modo, alla luce del sole. Mentre alla luce del giorno, ma senza che batti il sole, sono fatti in questo modo. Ok, sono riuscita a farvi vedere anche gli orecchini in queste due versioni. Continuo a dirvi che sotto, se vi interessa un buono sconto per il primo acquisto, ci sono 15 euro di sconto. Ok, io adesso sono qui da Casa Risparmio perché volevo andare a prendere una ciotola. Adesso, se la trovo, vi spiego a cosa mi serve. Se non la trovo, niente, prenderò degli ammorbidenti, tanto al prodotto che finisco più velocemente. Poi devo passare in lavasecco a recuperare i giubbotti, che in teoria mi ha detto che oggi sono lavati, e per finire dovrei passare a Montebelluna a prendere il pane. Sono un po' indecisa se prendere le frittelle a Valà, perché nella pasticceria, perché ho appena finito oggi quelle che avevo preso che vi avevo fatto vedere nella pasticceria nuova di Montebelluna. Sinceramente a me non mi sono piaciute molto, manca qualcosa di gusto, per cui preferisco le altre pasticcerie, io vi dico la sincera verità per un mio gusto. L'unica cosa che mi è veramente piaciuta è il mandorlato, quel quadratino di mandorlato mi è piaciuto, ma i crostoli, le arance essiccate non è che mi soddisfino molto come gusto. Personalmente sono abituata ad altro tipo di pasticcerie, non credo neanche che sia abitudine, è proprio un gusto che manca, secondo me, qualcosa di più qualità. Ok, adesso vado a casa risparmio, mi disinfetto le mani, metto mascherina, vado a Casa Risparmio e vediamo cosa riesco a recuperare. Già fatto il giro da Risparmio Casa, non ho trovato la scatola che vi dicevo, il contenitore che dicevo, perché praticamente nel bagno, poi se me ne ricordo ve lo faccio vedere, comunque nel mobiletto del bagno c'è un contenitore dove tengo i fondotinta e i prodotti blush e contouring e i correttori. Però la scatola adesso sono due scatole messe assieme perché la prima si sta rompendo, per cui volevo prenderne una di più, di una plastica più consistente, e mi ricordavo che qui a Risparmio Casa avevo visto questo tipo di ciotole, però oggi non ce le avevano, le avevano di misura più piccola e no della misura più grande che mi serviva a me, per cui non ho preso niente per il momento. Allora, come ammorbidente ho preso questo qui della Maman, che sono le due profumazioni di Tesori d'Oriente. Ho preso la Maman e Talassoterapia, che mi piacciono, biscotti cotti a legna e il pane, che io adesso me lo faccio a fettine e lo preparo congelato. Poi, visto che me ne sono ricordata, volevo farvi vedere il discorso che vi dicevo delle ciotole, perché praticamente questa ciotola, adesso non so se si possa vedere, però è doppia perché si sta rompendo. Allora, per evitare che di metterla singola e che mi si rompa anche quella nuova, ne ho messe due, però io volevo di questo tipo qui che le avevo viste a Risparmio Casa, però avevano solo questa misura che per me è piccolina, e la misura più grande, che tempo addietro mi ricordo di aver visto, per il momento non ce l'avevano, altrimenti ce ne avevano una di enorme con il coperchio sopra, ma non mi sta qui dentro, per cui per il momento continuo a lasciare così. Vedete qui che i prodotti sono un po' ammucchiati, pesa la confezione, per cui volevo un attimino cambiare con qualcosa di più consistente, ma non ho trovato.